Questa puntata è offerta da Magazzini del Sesso in Piazza Maciachini. Scopare per credere. Che grandi bombini in Piazza Maciachini. Venga al volo l'occasione, fa invogliare a sto truccone qua. Proprio così, tutte le puttane di cui hai bisogno a bassissimo costo sono solo a Magazzini del Sesso in Piazza Maciachini. Brutto che è, guarda che roba. Alca che, DJ, che guarda. Mamma mia. Con la barba finta, la barba finta sì, si è fatta. L'incapacità proprio fatta a uomo. Marco, stamattina è arrivato, sai, col tappo del vino, lo ha bruciato con l'accendino e si è fatto la barba finta per sembrare adulto. No, una ma poi cosa mi fa, carnevalesca mi fa. Proprio. Guarda, secondo me, ascoltando ieri dall'applicazione, il microfono ha delle frequenze, ma vai a fare in culo. Che cazzo le sei tu di frequenza? Deficiente, dai, metti la sigla, andiamo che tardi, va. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao. Questo è lo Zodi 105. Un programma con un passato molto, ma molto burrascoso. Ma quanto era bello quando burrascavamo. Ma quei tempi non torneranno più. Ma qualcuno se li guarda in video quando vuole. Quei tempi burrascosi. Siete pronti? Sì. Carichi come Rocco Siffredi nella metà degli anni 90? Ecco. Wow. Bene, allora, salutiamo quel poco che rimane di Pippo Palmieri. Poi la bellissima biondona Letizia Puccioni. L'irriverente conte Macina Basilico Fabio Alisei. E poi, direttamente dalla città del pisello a ciondolo su un corpo da donna, ecco a voi Paolo Nois e Marco Mazzoni. Sigla. Ieri sera mi sono ubriacato a merda. Che novità. Mia moglie. Neanche tu nel mondo che non ha regole. Chi non canta è Paolo Nois. Due ore in good times. Biondo coi debiti. Non ti molla mai. La senti l'energia? Ti sale nelle vene? Lo Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno bella gente, buongiorno! Allora, prima di addentrarci nelle cose belle e brutte accadute nelle ultime ore, volevo avvisare gli ascoltatori che alle 3 avremo uno speciale, caso che ha montato Fabio, penso in maniera eccelsa. Come sempre, no? Del resto. Come sempre. Se lo montava Paolo veniva una puttana. Una merda. Se lo montava Summa, vabbè, un disastro atomico. Certo. Praticamente siamo riusciti a entrare in contatto con la vittima di un raggiro e di una truffa. Purtroppo utilizzando il mio nome, il mio cognome, la mia persona. Cioè, diciamo che ti hanno sgamato. Chi? Ma vai a cagare, va. Il che ha dell'incredibile, tra l'altro, no? Che abbia usato il tuo nome. Perché, scusami, non ho capito. Non sei perché. Così questo famoso, super mega personaggio. Ma è quella. No, è quella la furbizia, capito? A parte il fatto che vi metto le mani addosso tutti quanti. Ma, così la funzione. Sì, ma lascia che parli. Quanto sei merda. Io domenica mattina sono lì seduto di fianco a te, cara amica. Però a casa tua, io vengo a dormire a casa tua per 2 settimane. E ti farò pagare tutto ciò. Ai bambini fa piacere avere un pagliaccio in più. Ecco, buona diretta, Marco. Bene. Il rispetto che svanisce nel nulla. Non c'è mai stato, credo, dall'uscita dall'inizio del programma. Quindi tu aggiungi il carico da 20. Era un'operazione lecita. Scusa, Marco, non c'è bisogno del rispetto quando c'è l'amore.
Certo, certo. Perché c'è grande amore tra di noi. Enorme, immenso. Sì. Allora, avremo alle tre avremo questo caso dedicato a questa povera signora che è stata raggirata da un figlio di puttana che noi troveremo. E se non ti troviamo, cosa molto strana, sappiamo bene che il karma farà il suo corso. Quindi, brutto pezzo di merda che so che ascolti, lui rubava tutte le mie foto, i miei video dai social, ha creato anche dei documenti falsi, cioè ha fatto veramente un lavoro certosino. Te in senso. Sembravo io. Ha fatto un lavoro certosino per inculare soldi a una signora anziana. Questa cosa è veramente orribile, comunque la sentirete alle tre. Esatto. Detto questo, mandiamo un abbraccio, un saluto agli amici di Bologna. Ah, cavolo, è scoppiata una centrale idroelettrica dell'Enel. Sì. Come cazzo è possibile? Com'è possibile una roba del genere? Giocavano con i raudi. No, un cavolo. No. Una turbina è esplosa a 8 piani sotto il livello del mare, insomma, cioè 30 metri sotto terra. Sì. Si è allagato, male. Una roba allucinante. E poi attenzione, perché l'America, dopo diverse, diciamo, robe insulse create dal nostro bellissimo presidente, uomo sveglissimo, un uomo che non cade mai, eccetera, adesso dichiara un allarme, un'emergenza, diciamo, totalitaria, perché ci sarà un'invasione delle cicale super eccitate e gay. Sì. Cioè, questa è la notizia di oggi. Mamma che voglia! Io Max Laudadio non ti mettere il costume da cicalone e non venire a Miami. Allora, si riconoscono perché cantano come Elton John, quindi è facile capire se è una cicala super eccitata gay. Perché... Allora, l'hanno chiamata la cicala Geddon ed è prevista questa primavera negli Stati Uniti. Sì. Per la prima volta le cicale invaderanno alcune parti degli Stati Uniti in miliardi. E la CBS News, notoriamente un telegiornale di coglioni, sembra che saranno particolarmente attive sessualmente a causa di un fungo. Quindi noi riusciamo. Aspetta. Io vi preannuncio che dormirò con le finestre aperte e senza mutande. Quindi praticamente la sera si guarderà il tramonto con queste cicale che invece di cicalare si inculano. Scoperanno in mezzo a boschi. Si inculeranno a sangue. Ma come scopano le cicale? Perché alla fine dice che sono gay, quindi nel senso non c'è un problema di... Non guardano in faccia nessuno. È tutta mattina che Dario Spada mi scrive messaggi. Sono cicala. No, per i compressori. Sai che lui c'ha uno studio da Madonna a casa. Lo studio cicala. Cazzo, potevo chiederlo a lui, che lui sai che... Quindi sono le cicule. Arriveranno le cicule. Marco, ma l'hai letto? Cosa? Il fungo che loro hanno assunto evidentemente infette i genitali della cicala, impedendogli di fatto di accoppiarsi, ma instillandogli tramite un'anfetamina una smisurata voglia di sesso senza distinzioni di genere. I maschi si fingono femmine per convincere gli altri del loro stesso sesso ad avvicinarsi a loro, contagiando così gli esemplari sani. Ma non sono mica cicala io, ma sai che forse tu mangi solo i funghi. Mangi i funghi, fratello. Non c'è un esame per capire se c'ho la cicalite anch'io? Porca troia, io mi inculerei anche gli alberi. Non mangiano più. Perdono anche l'appetito comunque. No, allora sì. Cioè loro fingono di mangiare, spiega lo scienziato che è stato lì a analizzare il cicale busone. Esatto. Dice che sono lì che fingono di mangiare e invece ti guardano con l'occhio provocatorio, capito? Però capire che cos'è questo fungo che fa venire voglia di scoprire. Cioè dove si compra più che altro? Non lo so dove si trova. Un bel risottino così me lo farei anch'io, cazzo. E quindi il frinire della cicala sarà in realtà lei che si masturba. Penso di sì. Magari è sempre stato così. Io vorrei spezzare una lancia in favore dell'amica Chips, che ogni anno ci regala delle campagne pubblicitarie meravigliose. Bellissima. Questa volta sono delle suore che stanno assumendo delle patatine al posto dell'ostia, no? Cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Cioè, diciamo che tutti sanno che le suore e i preti hanno comunque un po' di prurito ogni tanto, no? Normale. Perché sono cicale anche loro a volte. Sono esseri umani. Amanti dei funghi. Sono esseri umani e quindi ogni tanto un po' di prurito può capitare. Sono umani. Allora, cioè, è anche carino. Però ci hanno copiato la campagna, perché noi l'avevamo già fatto con le patatine patagnoni. Sì. Noi avevamo fatto lo spot delle patatine patagnoni. Se l'avessi letto prima lo cercavo. In cui c'era al posto dell'ostia la patatina. Ah, sì? Sì. Comunque, amica Chips aveva
usato anche Rocco Siffredi, sono sempre stati un po' dirompenti, no? E rompono tutti i coglioni. Adesso il caso. Però, scusa, ma vaffanculo. Io ho una teoria, magari è una teoria così che passa un po' sotto traccia. Però secondo me la polemica su questi spot un po' borderline è voluta, così ne parlano. La fa direttamente l'agenzia che ha inventato la campagna, in modo tale potrebbe che tutti essere parlino della campagna. Beh, ho capito, ma dopo Bondi, dopo Lino Banfi, anche le patatine. È un metodo che funziona. Funziona, no? Ragazzi, sì, funziona. È come Fedez a Belve, no? No, perché non voglio diventare suora. Ma no, ma è come Fedez da Belve, capisci? Cioè, il fatto che perché lui abbia. Perché se ne parli? Esatto, il fatto che lui abbia disconosciuto la moglie. No, a parte la moglie, ci però sai che si chiara chi e poi sarà. Gli è stata fatta sta domanda, no? Che in realtà poi lui ha girato sull'omosessualità, visto che secondo me lui è parzialmente grillo comunque. È parzialmente cicala anche lui. È cicala. È amante dei funghi. Quando lui da solo ha detto: "Ah, oh, ma se io fossi gay lo direi". Proprio sai, negli occhi si leggeva la cicala. Sì. Ma no, è il fungo. Non riuscivo a guardare la faccia perché muoveva la mano. Allora, se qualcuno dovesse chiedermi se sono gay, io No! Lo direi proprio serenamente. Comunque ci posso dire a Fedez che è un dilettante, dice che ha provato le droghe per un anno e poi ha smesso. Dilettante, io sono 40, sono quota 40 fra poco. Ma non è un vanto. Cosa no? Ma no, allora andiamo in bagno a misurarci la striscia. Ma vai a cagare, va. Dai ragazzi, è tardi. Ci colleghiamo con chi l'ha svisto. Purtroppo, ricordiamo gli ascoltatori, questo è un dramma. Sì. A Pavia scompaiono 37.000 persone al giorno. Sì. Una roba, è un dato che ci sconvolge, ed è per questo che chi l'ha svisto ha spostato la sede a Pavia per cercare persone che scompaiono ogni e giorno. E sono scomparsi anche loro, quindi adesso non sanno come fare il programma. Ci colleghiamo, vai Zumba. Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Bello! C'è chi è bravo con i numeri, chi ha talento per lo sport o un buon orecchio per la musica. Ma quando si parla di sfiga, nessuno al mondo è più dotato di Nerone Malocchio, per 17 anni consecutivi, votato uomo più sfortunato del pianeta dalla Gazzetta di Lourdes. Purtroppo, dallo scorso 1 aprile, di questo punching ball del destino si sono perse completamente le tracce. Nato a Sodoma, in provincia di Benevento, Nerone è figlio di Vagiano Malocchio, un barbiere satanista con una voglia a forma di fica sotto la lingua e la foto di Gesù sulla patente, e di Soffiona Cacio e Pepe, una strega a domicilio che si sussurra avesse fatto venire la gobba ad Andreotti a furia di farsela leccare. La vita di Nerone inizia subito con una tragedia. Durante il parto, il cordone ombelicale si attorciglia attorno al collo di entrambi i genitori, che muoiono soffocati lasciandolo orfano. Nerone viene affidato a uno zio, che però lo vende immediatamente al circo in cambio di un bocchino dalla donna barbuta, ma muore prima di eiaculare. Per qualche tempo Nerone viene impiegato negli spettacoli circensi come bimbo cannone. A 3 anni ha già perso l'udito, 6 dita dei piedi e la capacità di fare qualsiasi cosa con la parte sinistra del corpo. Oramai inutilizzabile, quelli del circo lo abbandonano in autostrada, dove viene raccolto da una famiglia di testimoni di Geova che lo mette in un appartamento e comincia a citofonargli ad ogni ora del giorno e della notte, causandogli una crisi nervosa che lo porterà dritto dritto in manicomio. Abbiamo una telefonata. Sentiamo. Sì. Salve. Sì, buongiorno. Sono Pedro Polpotta. Chi è? Sì, buongiorno. Lei ha notizie di Nerone Malocchio? No, vendo un bambino. Come? Vende un bambino? Sì, biondo, lo vuoi? No, grazie. Biondo. Posto così. Vuoi un cinese? No, non voglio, cioè non desidero acquistare un bambino in generale. Vuoi un po' più grande? Ma lei di chi è questo bambino? Non so, ho trovato fuori al supermercato. E l'ha preso? Sì. Non ha pensato, sì, di magari... L'ha lasciato lì, era dentro una cosa con le ruote. Passeggino. Pensato l'avessero buttato. Passeggino? Ha buttato il passeggino? No, dico, era dentro un passeggino. Si chiama così? Beh, se è, diciamo, come una specie di seggiolina con delle rotelle piccole. Sì, ecco, sì. Ecco, sì, con dietro dei manubri. Sì. Ecco, quello è un passeggino, sì. L'ho visto con... è nuovo, bambino. Sì. Perché buttarlo via. No, certo, ma io credo che... Ho messo anche l'annuncio su Vinted. E? Però non mi ha ancora chiamato nessuno. Ah, allora, strano. Magari con la televendita telefonica. Magari voi che avete un sacco di telespettatori. Qualcuno serve?
Penso di no. Se però vuole lasciare i suoi recapiti in redazione, la faremo ricontattare al più presto dalle forze dell'ordine. Lo tenga, lo tenga stretto e mandiamo subito qualcuno. Ah, quindi interessa? Sì, sì. Mm-hmm. Facciamo, non so, 14 euro? Sì, 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 arrivano dei signori vestiti di blu, col cappello, e lo prendono. Ah, ok, ok. D'accordo? Cosa faccio, le scatolo? No, no, lo lasci pure così. Va bene. Ma si muove. Vabbè, ma lei lo lasci lì, buono. Gli dia qualcosina da mangiare, poco. E basta, andrà benissimo. Ah, mangia? Può darsi, da quant'è che ce l'ha? Un paio di settimane. Ecco, penso abbia trovato del cibo. Chi? Il bambino. Non lo so. Sì, sì, immagino di sì. Via lì, lasci pure l'indirizzo in redazione che arriva qualcuno al più presto. Mi raccomando, Sì, sì. Cioè, soldi in bocca. Sono già partiti. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Cazzo che fa. I vent'anni in manicomio sono la parentesi più felice della vita di Nerone. Cade solamente 48 volte dalle scale, fratturandosi 6 volte qualsiasi osso del corpo, mentre una malattia venerea di origine aliena ne rende piccantissime le feci. La notte del suo 12° compleanno, un gatto nero gli strappa il cazzo a morsi e torna a cagarglielo sul letto la mattina successiva. Quando dal cielo cade un frammento di meteorite che gli si pianta nel cranio, impedendogli di chiudere gli occhi per il resto della vita. Dichiarato sano di mente, trova lavoro in banca, che esplode appena lui timbra il cartellino, facendolo finire in coma. Durante il coma, una famiglia di ratti gli fa la tana nel buco del culo e l'ospedale crolla, mozzandogli la sua gamba fortunata. No. Con la dannata sera dello scorso 2 aprile, Nerone si era improvvisamente risvegliato dal coma con un alito pestilenziale e, inforcate le stampelle, era andato in tabaccheria per comprare un pacchetto di mentine. Dopo questo episodio, di lui non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Nero. Qua? Sì, sì, me lo ricordo. Gli mancava una gamba e tante altre cose. Mi chiede un pacchetto di mentine e un gratto e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratto e vinci. All'improvviso fa: sì, ho vinto, cazzo, ho vinto! E si mette a sventolare il gratto e vinci, manco fosse Sofia Loren. All'improvviso passa una gazza ladra e glielo strappa di mano e vola via cagando. Il tipo la rincorre bestemmiando e sparisce all'orizzonte mentre si sente fortissimo il clacson di un tir e un botto di ossa rotte. Morto. Dopo questo episodio di Nerone non si sono più avute notizie e le autorità hanno messo da parte il caso perché c'è il torneo di calcetto fra le caserme. E nessuno vuole fare brutta figura. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di Nerone Malocchio, attenzione a una telefonata in chiusura. Pronto? Salve, sono ancora Pedro Polpot. Sì. Sì, non è che interessa anche una donna adulta di 23 anni? Perché ho visto che avete preso anche il bambino e... Sì, ma guardi, secondo me i signori che stanno arrivando prendono tutti. Pacchetto unico. Ah, tipo lo svuota cantine. Bravo. Sì. Sì, magari se lei fa un piccolo sconto così per, insomma, giusto perché sono stati così rapidi a arrivare. Allora, se me li fa arrivare fra mezz'ora, preparo anche la famiglia di 7 persone meridionali. Come? Benissimo. Prendono Benissimo. Tutto? Sì, sì, prendono tutto, assolutamente. Sì, sì, un anziano? Sì. Ok. Tutto, tutto, tutto. Loro sono come, sì, come di sgombra soffitte, diciamo. Ma cosa ci fate con tutte queste... No, la domanda è cosa ci fa lei? Sono commerciante. Sì, ma lei ruba le persone. Eh? Cosa? Pronto? Sì. Pronto? Sì, siamo ancora qua. Non vi sento più. Sì, infatti. Va bene, sento allora... più, metto giù, sì, tu, tu, tu. Va bene, grazie. Benissimo, chiedo alle forze dell'ordine di sbrigarsi per cortesia. Dice... Sbirra di merda! Birra di merda! Quanto mi piace. Tu lo guardi ancora tutti i mercoledì? Certo, sì. Per forza. Per forza cosa? Stai scherzando, immancabile. Ma perché tu e tua moglie avete sta fissa? Perché c'è la mia moglie questa fissa. Ah, e tu? Io cerco di portarla a guardare altre cose. Ma sai che c'è una ragazza che si chiama Schiavone che lavora per 105. Sì, sì, tu sei parente della Schiavone proprio, Perché sono Schiavone? Schiavone di tua moglie. Tutto quello che vuole tua moglie. Servone della Glebona. Sì, sì, sì. Lui è proprio uno zerbino di merda. In realtà io sono una persona molto Rudy Zerbi. E gli do la possibilità
sai guardare quello che vuole. Dai, sei Rudy Zerbi, dai. Sei dell'Azerbaigian. Il fatto che tu sei un padrone a casa tua, non fa degli altri. Io sono dittatore a casa mia, è diverso. Io invece sono una persona che l'ama. Io sono il re di casa e mia moglie è la regina. Ma e tua moglie è schiava. Ma chi? No, tu sei sottone, dai. Tu sei sottissimo. Il sottone craft sei tu. Sentiamo dalle donne del programma. Se vostro marito vi lascia guardare quello che volete. Ma non è solo quello. Allora se è qua in radio a lavorare, gli dico: oh, dai, facciamo pranzo insieme. No, devo correre da mia moglie, che è in mezzo ai cubani. Io vado a casa l'una a mangiare. A lui fa piacere. Sì, no, ma lui è schiavone proprio. Cioè, lui. Tu vorresti che io a luna sto qui a mangiare, sto qua in questo. Beh, col tuo amico Marco che non vedi da due mesi. Scusa. Il mio amico Marco si gira verso un monitor qua, vado giù. Ma chi fa giù? Io mi fermo a luna, mia moglie carinamente viene in ufficio e mangiamo insieme. Paga per stare con te. Perché con i miliardi di dipendenti che ho qua, che lavorano uno, e si fa un culo così tutto il giorno, capito? È bello, stai in amicizia. Non è che dico devi farlo tutti i giorni, però ogni tanto stare insieme oggi sarebbe perfetto. Oggi sarebbe il giorno perfetto. C'è una bella giornata. Ah, facciamo così, da lunedì mi fermo qua tutti i giorni. Ma io non ci sono lunedì. Porca puttana di sfida. Poi oltretutto lui è qui, io vengo in Italia, cioè dice: cazzo, stiamo un po' di tempo insieme. No, ieri sera siamo ubriacati, mia moglie, poi papam, è bellissimo. Potevamo farlo insieme. Guarda, ti giuro, ho detto a mia moglie ieri sera: andiamo a scoparci male con sua moglie. No, guarda, no, c'è chi l'ha visto. No, non c'è stasera. Stasera. Che peccato, che miseria. Però se l'è venuta a scoparti. Però lo schiavone qua, lo Azerbaigian, mi dice: eh, ma cazzo, ieri sei andato a prendere l'altra macchina in ufficio, potevi prendermi le cuffie. Ah, io? Cioè, a parte che non sono andato in ufficio a prendere la macchina. Perché, scusa Marco, non ti ha accompagnato a prendere la macchina? Ma va, ma sparisce. Lo sai com'è Paolo? Allora, scusa. Sono il dottor Schiavone, posso? Prego, dottor Schiavone. Ha fatto tutto, ha preso tutta la radio, l'ha portata qua. Sì. L'unica cosa che ha lasciato di là sono le mie cuffie. Apposta. Ma l'unica cosa. Pensa, Fabio, ho portato anche la sacca dell'Isola dei Famosi. Cioè, ha preso qualsiasi cosa, le vedi? L'Iron Man, sai. Io ho detto: ma le mie cuffie sono lì sul tavolo. Scusa, non le hai prese, no? No. Ah? E io sono lo Schiavone. Non vorrei fare della psicanalisi spicciola, ok? Però secondo me il fatto, caro Paolo, che Marco abbia lasciato le tue cuffie in un luogo a lui caro per molto tempo indica il desiderio che tu rimanga con lui e passi del tempo con lui, capisci? Quindi è proprio il segnale manifesto che lui vuole spendere del tempo con te. Le mie cuffie sono a 40 chilometri da qui, bastardo! No, io sto cercando in qualche modo di obbligarti a venire a tornare là a prendere le mie cuffie. Ti faccio questo esempio. Allora, quando viene la tipa per la prima volta a dormire da te e ti lascia lo spazzolino da denti in bagno, capito? Bravo, è la stessa vuol dire? Cosa, che bravo, vuole tornare, ma vuol dire, me l'ha lasciato in albergo lo spazzolino da denti. Che cazzo, ti lamenti sempre, non lo so. Che mi lamento. Ma lui tutto il giorno pipi, in spiaggia con i cubani a dargli soldi anche, perché li mantieni. Tu li mantieni, tanto anche. Ieri sua moglie mi manda un messaggio e fa: gli ho dato $300 a Calero. Dico: vabbè, buono. Un anziano disagiato. Non è disagiato, è miliardario. Quello sta meglio di me, te, Fabio, la Puccioni, Summa. Insomma, la mattina quando gli scarafaggi gli rifanno il letto, non è che proprio. Ma sono cicale. Sai che Stefania la chiamano anti-embargo quando arriva in spiaggia. È finito l'embargo! Arriva a letto. Allora, Paolo gli ha comprato nell'ordine: televisore, mobili per la casa. Ma letto in strada. Nuovo. Ma se non ha la casa. Sì che c'ha la casa, la macchina. C'ha un appartamentino un po' da miserabile, però insomma, non è che sta malissimo. Vabbè, la macchina. Scala, la macchina gli ha preso la macchina. Sta già meglio di Summa. Sì. Anche meglio di me. Vabbè, poverino. E passa la sua vita in una spiaggia meravigliosa. La col spiaggia mare di Calero. La spiaggia di Calero, a cui hanno fatto anche. Decisamente meglio di me. Gli hanno fatto il logo, c'è il logo sull'albero. Mia moglie gli ha fatto. Sì, gli ha fatto il logo. E quindi lui ogni giorno va là, chiacchiera, si beve birra a spese di Paolo, ovviamente. No. Sì, Paolo e poi tutta la cerchia di altri che lo mantengono. Cioè, non mi dire che sta male Calero. Io farei cambio subito proprio. No, fa una vita.
Fa una vita bella. Ma poverino, però fisicamente non è che sta benissimo. Vabbè, cazzo, c'ha 160 anni, si nutre di birra, è normale che qualcosa prima o poi. Ma perché non ci si può nutrire solo di birra? No. Adesso aspetta, me lo dite, cazzo. Aspetta che lo Azerbaijan qua deve fare un annuncio serio. No, volevo fare gli auguri a Leonardo Botti di Bergamo, che ieri ha compiuto gli anni. Ciao piccolo Leonardo, ciao! Cosa sei? Ma cosa sei, un giostraio? Ciao Leonardo, cos'è? Ciao! Ma cos'è? Ma adesso entrano le veline anche? Aspetta. Volevo fare gli auguri alla signora Giovannoni che ha fatto 109 anni. Auguri signora, lunga auguri vita. Signora Giovannoni! Ma perché? Cioè, fallo un po' più spontaneo, una roba, un circo. Quanto tempo vi devo rubare? Giostraio! Auguri Leonardo Botti, ciao, ciao! Ciao, 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 ma quanti anni ha per dire ciao, ciao in questa maniera? Piccolo. È piccolissimo. Piccolissimo. Deve essere finito nelle zampe di quello che abbiamo sentito prima, in Chi l'ha svisto. Può essere. Va bene, a proposito di finire nelle zampe di qualcuno, sapete che Wender, da quando esiste l'intelligenza artificiale, lui ovviamente non la utilizza. Lui usa la deficienza artificiale, clona le voci ai personaggi famosi e poi fa scherzi telefonici in giro per l'Italia. Quindi ci colleghiamo con un bellissimo Wonderland. Questo è Wonderland. Arriva Wonderland. Wow. Con il Fito Papi. Yeah, yeah. Con il Fito Papi. Sono cazzi per tutti, scherzi telefonici, andiamo a sentire. Bene ragazzi, avete capito? E allora iniziano gli scherzi telefonici. Yeah, yeah, yeah. Andiamo. Mamma mia. Pronto? Sì. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Chi parla? Buongiorno, sono Enrico Papi. Allo ecco, ammazza. Buono. Immediato disintegramento vecchia maledetta. Ma perché, poverina? Pronto? Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei gusti. Attivare voci perforanti per colpire e abbattere la vecchia suina. Poverina. Grazie. Ho sbagliato? Mi scusi, ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici per la depilazione dei coglioni. Stronzo! Questa vecchia bastarda è proprio una maleducata. Lei. Il motto del Wonderland è non mollare mai. Bravo. Fino a quando la preda telefonica non si spenga in un lungo sonno. Ma no! Ti ripete le tette gna gna. Ma chi è maleducato? E non mi chiamare più, eh! Lo sa che lei è proprio una stronza? No. Secondo lei quello per il porco. Viso? Perché a me porco. Piace avere le palle porco, belle lisce. Porco! Deculanete se mi fido. Va bene. Pronto? Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle. Ma no. Questo essere inutile che sta su grazie alla moglie perfida che gli lava le mutande ogni giorno da 50 anni è il marito. Ma a noi non ci fa paura. No. Anzi, va sterminato per diventare no. fertilizzante per le piante. Le palle tue, vendete le mucche. Questo è cretino e scemo. Chiamo alla prossima ti chiamo il carabinieri, ti denuncio. Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Che poi si dice denuncio e non denunzio, cazzo di ignorante. Non le conviene chiamare i carabinieri, altrimenti l'arrestano per evasione di ignoranza. Sei uno stronzo, fatti vedere in faccia, vediamo se hai coraggio di dire. Lei potrebbe... stronzo e cretino. Lei potrebbe fornire. Ma guarda un po', che brutta gente c'è in giro. Lui. Buongiorno, sono Enrico Papi. Quando? Buongiorno, sono Enrico Papi. Le volevo chiedere se ha un rasoio elettrico. Bla brauta la bau. No, grazie. Secondo lei quello per il viso? Ma no, grazie di cosa? Mica gli ho fatto una domanda. Manco mi ha ascoltato. Ora verrà chiamata la nuova vittima di Wender, Arnaldo. Sentiamo se risponde. Arnaldo! Pronto? Buongiorno, sono Enrico Papi. Ho sbagliato? Mi dica cosa vuole, per favore. Senta, stavo cercando un rasoio per poter rasarmi le palle. Il rasoio per le palle te lo devi mettere nel culo, pezzo di ric***o. Vedete, quando uno è famoso è così, non ti crede nessuno. Ma che vita di merda facciamo noi famosi? Ma io come cazzo le posso credere? Ho sbagliato. Lei mi chiama a casa.
oltretutto disturbandomi in un momento molto delicato. Va bene. E mi chiede un rasoio per le palle. Ma si rende conto? Le posso chiedere cosa sta facendo? Stupendo. Sto finendo di costruire una nave con i cerini. Ma io sto cercando un negozio di elettrodomestici. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Su, dai, sia un po' gentile. Michele! Ma chi è? Sacchi le monico per efficienza. Michele, ci risiamo? Ripetele le tette. Michele! Michele, ho già un piede in macchina. Ma io sto cercando un negozio. Alza! Lei potrebbe fornirmi un numero. Ehi! Lei potrebbe fornirmi un numero di un negozio di elettrodomestici per farmi staccare i peli dai coglioni. Guarda che mi trasformo in killer. Che tempo fa a casa sua? Il tempo dei calci nel culo. Devo girare una trasmissione. Michele, adesso basta. Devo L'altro giorno mi sei scappato perché sei entrato nella boscaglia. Devo Ma sto giro scendo e ti rincorro anche se fossero 100 chilometri. Incredibile, impressionante. Porca che bravo. La pestata cagna. Lei sta usando un linguaggio un po' troppo spinto per i miei per gusti. Forza Michele, tu mi chiami sempre nel momento più sbagliato della giornata. Devo finire il galeone entro domani, ma tu mi chiami e mi rompi le palle. Ma quindi ce l'ha questo rasoio per i coglioni? Ah! Noi uomini ci teniamo ad avere le palle belle lisce. Basta, ora parto. Va bene, allora la ringrazio. Andrò a cercare il rasoio per i coglioni da porca m***a, sto cazzo di ascensore me lo lasciano aperto. Deculanete, se mi fido. Porca m***a. Qualcuno chiuda la porta dell'ascensore. Sacchi le monico per efficio. Avete lasciato la porta aperta. Pereppio poppo paiuau. Oh! Spapocchio. Michele, vado a pestare la signora di sopra. No, e poi arrivo. La pilateretto subiterello. Tutti i giorni la stessa storia. Puttana la ma chi è? Ma è meraviglioso. Michele! Michele, ma chi è sto Michele? Io voglio scappato nella boscaglia. Come è scappato nella boscaglia? Chi che vita gente? Fa? Ma chi sono queste persone? Sono gli ma poi una persona che fa un galeone con i cerini dovrebbe essere pacato, tranquillo. Ma lui è un pacato. Vado a pistare la signora. Chi è sto caro Antonio Summa, metti una base triste. No. Sì. Cari ascoltatori, stringiamoci forte e pensiamo al povero Pippo che esattamente in questo momento ha un bel tubo infilato in culo. Sei invidioso, Marco? Un po' sì. È Pino, gli ha rovinato la vita, è Pino. Ma lui sta girando una trasmissione televisiva nel colon. Penso ha sempre telecamere in culo. Fa molto caldo. No, dai, si sta rinfrescando. Credo che sia arrivato il momento di spogliarsi. No, Marco, no, dai. Ma sì. Non è necessario, insomma. Allora, io sono molto arrabbiato con il signor Bezos, perché ho comprato i tappi anali lì, i plugs. È smarrita la spedizione. Non sono ancora arrivati. Dovevano arrivare oggi. Succede. Io è un'inculata, Marco. È un'inculata. Vuoi che aspetto qua sotto col culo di fuori? Stamattina mi aspettavo che arrivasse il tipo col camion rosa. Marco, senti, abbiamo lattine, abbiamo sigarette elettroniche. Possiamo fare quello che vogliamo. Allora, se tu sei una persona aperta, allora sai che Fabio ha questo. Cosa ci infiliamo in culo? Fabio ha questo desiderio di vederci scodinzolare per la radio. Cosa infiliamo? Roba dell'altra radio, direi di no. Usiamo robe di 105. Però ragazzi, ci sono robe di 105. Se vuoi c'ho la mano di Iron Man, ti puoi infilare un dito in culo. Violinista? Bello. Mi tieni sulla spalla. Bello. Guarda che spacca. Ah, facciamo il violinista. Violinista. No, però chi lo fa? Spieghiamo agli ascoltatori, c'è una GIF che gira solo sulla chat dello zoo e che Paolo utilizza anche quando dobbiamo parlare con persone importanti. Sì. Anche quando mi fanno gli auguri di Natale. Sapete? C'è questo ragazzo di colore che ha in spalla un altro ragazzo di colore. Sono brasiliani, sappilo. Piccolo, vabbè, sono di colore comunque. No, si vede dall'accento. Sì, si vede l'accento. E quest'altro omino piccolo di colore sulle spalle viene suonato attraverso un pugno nell'ano. Praticano il fist fucking. Esatto. Che noi chiamiamo simpaticamente i violinisti. Chiamiamolo il Paganini, la mossa Paganini. Ecco. Sì, perché lui lo suona proprio tranquillo. Sì. C'è questo disgustosa. Sapone. Questo no, è molto bello. È una bella immagine. L'ha detto anche mia figlia quando ha preso il mio telefono l'altro giorno. Ha detto: papà, che bella questa GIF. Me la salvi. È una bella GIF perché alla fine.
fine è amore. Ma poi voi siete cretini perché c'è un romanticismo in quell'atto meraviglioso. Sì. Ma facciamo una cosa: io ho uno sponsor che si chiama Snapshot. Sì. Loro fanno una bibita per la mente, no? Sì. Perché per la mente, per la mente, per la mente, per la mente. Si chiama functional drink e serve è benzina per il cervello. Vedi la mattina questo sveglio è bamba, allora. È tipo bamba, esatto, però è tutta naturale. La lattina secondo me potrebbe entrare serenamente nel tuo anno. Fammi vedere, no, sì. Però devi inserire $5 perché è così che funziona. No, poi vinci un giro gratis. Ce lo chiedono tutti i giorni gli ascoltatori, ma io dico ma ieri ma non l'Italia potevi, non che ce lo chiede appunto. Allora non potevi ieri tu prendere la tua bella motoretta e andare in un negozio, un sexy shop e comprare. Allora, stamattina l'ho fatta per te, ho fatto la foto alle mie feci. Che bello, ragazzi! Che bello! Sono piccole! Bello. Vedi la proporzione con la carta igienica. Allora, fai vedere in telecamera. No, perdone, ma no, gira, ma io mi fido! No, no, gira! No, abbi, no. Abbi il coraggio! No, non lo fa. Non lo fa. Vedi? È proprio fine, fine! Non è bello, fine. Bello stronzo, sì, complimenti, grazie. Hai fatto apposta per me. Sì. Qui stamattina mentre cagavi mi pensavi. Questo è lo stronzo più grande che ho fatto. Che bello, grazie. Brutto, brutto. Io pensavo adesso facessi il gesto e comprassi qualcosa, così arrivava lo stronzo, che cosa? Compri una roba che serve per l'onda. Cosa serve? Il plug anale. Io ho preso il kit, quello con le orecchiette, con la coda. Perché voi non dovete sottovalutare la sfumatura furry di questo gioco. Cioè il fatto che la coda sia pelosa comunque aggiunge. Ma Fabio, tu sei perfetto. C'è un cazzo. Sì, sei una persona meravigliosa. Che a Milano. Sono stufo di sentirmelo ripetere. Guarda. Fabio, io ti voglio bene perché anch'io tu sei una persona risolutiva. Sei carino. Cioè, arrivi subito al punto. Sì, capito? Sì, è vero. Questo qua è un perditempo. Sì. È la classica Sottone, fighetta. Perditempo, sì. Fighetta. Ma come se l'è presa? Hai visto? Sottone se l'è presa. È perché qualcuno ti ha scritto: minchia, sei sotto la moglie. Qua là. Sua moglie gliel'ha scritto. Gli ha scritto gnè. E poi ha aggiunto un olè perché gliel'hanno suggerito i cubani. Però ragazzi, ci abbiamo una bella notizia per gli italiani, finalmente. Siamo campioni del mondo? No, di calcio, non di calcio, ma siamo campioni del mondo di sesso. Sì. A trionfare alla prima edizione del campionato mondiale di sesso sono due italiani. Ma cosa c'è? Salto col cazzo? Non lo so. Campionati mondiali. Un trionfo tutto italiano, quello che risuona nelle spiagge della Costa del Sol, dove si è appena conclusa la prima edizione dei campionati mondiali di sesso. Il vincitore ha 46 anni, torinese. Bravo. Noi parliamo sempre di sto cazzo di calcio e poi si parla ogni tanto di scherma. Non parliamo mai delle robe belle che fanno gli italiani. È vero. Torinese Enrico Davascio, porno attore noto sul set come Capitano Eric. Bello! Bravo Capitano. Noto Zuma. Forse non notissimo. Basi un po' alte. Un po' alte le basi, mi stai stressando. Giuro, prendo un aereo adesso e ti faccio male. Lo prendi sabato, quindi mi farei male. Ecco. Sì. Insieme alla sua compagna di vita e di avventure erotiche, sì, Maria Giovanna Ferrante, in arte Mary Ryder. Sposati da 20 anni. Vedi che bella la modernità. Sì. Io e te alla fine siamo sposati da 20 anni, no? Sì, è come se fossimo una coppia. Non scopiamo. Non scopiamo, è questo il problema. Vuoi andare ai mondiali? Ma scusate, faccio la domanda un po' a tutti perché diamo la notizia ma non ci documentiamo. Questo è un problema. Cosa succede ai mondiali di sesso? C'è la chiamata. Cioè la competizione, come si svolge? C'è la gara di pompino. Allora, c'è la chicca, scusa. Ciao chicca, buongiorno. Che scusami, è stata ai mondiali, è arrivata terza purtroppo. No, ma i parametri voglio capire. Cioè, allora, prendi in bocca, vai. Cioè, la durata, la lunga. No, ma è tutta una... No, sono tutta una serie di cose, anche di seduzione, messaggi. Non è soltanto il sesso. Che senso, scusa? Cioè, si mandano gli sms. Sì, no, messaggi a cena. Fanno anche delle prove di questo tipo. Delle prove di seduzione, delle prove... Stirare le camicie. No, quello no. Passare l'aspirapolvere. No, cos'è la prova di seduzione? Ci sono varie prove. Ma tipo? Scusa, faccio un esempio. Tipo, non lo so, magari c'è... Devi sedurre la tua donna in questo modo, tu devi rispondere in quell'altro modo. Poi ovviamente ci sono delle posizioni di sesso. Ma quando parli così, chicca. C'è la durata, deve essere... L'intensità. Ma scusa, chicca, allora, ieri ci hai portato... Magari non lo so. Ieri ci hai portato un rocker che non ce l'ha fatta, insomma, un ragazzo in nessun campo, cioè. Simpaticissimo, per amor di Dio, felice di averlo ospitato, abbiamo dato comunque gioia a un ascoltatore, questa cosa è bellissima. E va premiata, quindi vorrei 500.000 euro sul conto adesso, grazie Salvadere, grazie. Adesso, solo a me, e poi 1.000 li do alla chicca, come al solito,
grazie. Esatto. A parte gli scherzi, perché, perché non ci porti in onda due che chiavano, queste robe? Sai che piacciono molto a Mediaset. Sì, sai, sì, che ci hanno proprio perorato mille volte. Cazzo, cioè, non so se hai visto l'edizione dell'Isola adesso, come è bella. Frizzante. Sì, proprio allegria. Proprio. Cioè, proprio piace, vedi, pomeriggio 5 com'è, sì, proprio gioia. Scumeggiante, frizzantissimo, sì, direi. Allora, prendendo spunto da questi cambiamenti radicali molto open mind, perché non ci porti in onda il violinista col suo compagno e i vincitori dei mondiali di sesso che chiavano come dei bastardi? Allora, però ti do ragione, scusami Fabio, ti do ragione, perché ieri abbiamo dato spazio a un ascoltatore con delle velleità e con delle capacità straordinarie. Sarebbe bello che questo appuntamento continuasse. Perdonami, straordinario. No, però una bella voce, oh. Vabbè, straordinario. Sono pochissimi ragazzi in Italia che fanno rock così. Straordinario è uno che trova la cura al cancro, capito? Cioè, beh, cazzo, dai. Cioè, Sinner è straordinario, cioè. Dai, era un cantante, era un ragazzo. Cioè, voglio dire. Vabbè, mi ha portato uno scasciato di merda. Cioè, la gente lo segue, ma per no, prenderlo, no, per il culo. Ma no, okay, gli hanno fatto un sacco di complimenti in realtà, è molto bravo. Ma chi? Ma chi? Zitti, zitti. C'è la Puccioni che sta cercando robe porno, guarda. Sì, tra l'altro ne ha trovata una bellissima. C'è questa signora con le gambe aperte e le autoreggenti, cioè, mi si è arrappata la spina dorsale. Chicca, impara dalla Puccioni. Guarda subito come si è messa. Quando le chiedi le robe tecniche su macchine, motori, robe, ne frega un cazzo. Cazzo vuoi, insomma? Cosa vuoi, insomma? Cazzo vuoi? Perché fai la scenetta che è meglio anziché guardare i porno che fa? Diventi cieco. Ma questo braccio di merda te lo spezzo, te lo giuro. Mamma mia, questo braccio di merda rachitico. Mamma, che voglio di spezzarlo! Allora, questo è il tuo braccio, senti? Questo è il rumore che fa. Quello è tutto il busto e anche il resto del corpo. Mamma, che voglia! È parte dei attorciglio. Genitori anche. Mamma mia. Allora io vado, Ma dove vai? Vai a fare in culo, dove vai? Dove vai? Io vado. Qui va, è andato. Buonasera inutili. Eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte. Il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana, sì, da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con le mummie e i suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. E questo è vero. Come cazzo ci godo. Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello. Partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi. Sì. Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia. Il ponte sullo stretto, fra fattibilità e minchiate. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata, per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. Eh sì. È vero, vero. No. Ma in tou culo di Elon Muskio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che, dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata. Eh beh. Bene, dopo questo breve sommario, andiamo immediatamente al documentario di oggi, dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante. Il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione. Grazie. Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis, però, è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Molto. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare.
Eccolo. Eccolo. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noisis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito. Ma poi russa male, sai che russa male. Costante, il rumore del mare, no? È continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84 è scarburatissima. Sentire sto facocio. Brutto. Porca troia, che bestia di merda. Ma no. Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noisis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco. Sono passato dall'altra parte dell'isola. Ma io vorrei dormire, io lo sto dicendo a te. Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete. No. E vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. E nell'assoluto menefreghismo, il Noisis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat. Ti abbandono. Cazzo, che vichingo sto noi, se sono altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente. Peccato, oppure peccato. No. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte, e sempre e solo fanculo poveri. Perché? È pieno, lui è pieno, dai, pieno. Perché? È pieno. Vabbè. Non si disprezzano i poveri, scusa. No, perché no? Ma no. No, si fa finta di no e poi si fa. Sì. Quelli sono i comunisti, quelli sei tu, sì, la tua famiglia. Sì, sì, sì. Poi ci sono finta. Quelli che invece se ne sbattono i coglioni, che sono tu e Paolo. Vai. Sono, esatto, quelli sinceri, quelli sinceri, sinceri, che dicono me ne sbatto il cazzo. Che poi in verità io mantengo. E vanno a sputare nei ghetti, lo sappiamo. E poi ci sono, aspetta, i poveri che siamo noi. Esatto, brava, e noi vi schifiamo tutti quanti, tutti insieme. Hai sentito parlare qualcuno? Io sotto i 100.000 non sento. Ma tu non sei un cazzo, vabbè, metti la base. Ha cambiato la copertina. Vengo di là, metti la base. No, ma stai là a mettere i dischi, che era bello. Che stupido che sei. Vieni Marco, vieni con... parlare, non è che se non ci sono io. Esatto, tutti zitti stava. No, ma sai che lui è sottone, se non ci sei tu lui non parla. Sei morto? Sentiamo meglio di là, però, sai. Sentiamo meglio di là. Sto di là. Io voglio star di là. Sto di là, è messo a posto, ha rovinato tutto, ha l'inquadratura sbagliata. Guarda che aria che c'è in testa, guarda. Mamma mia, hai distrutto tutto, hai rovinato tutto. Il mondo è finito. Il mondo è finito. Purtroppo. Allora, scusate, sì. c'è un'altra notizia di cui volevo parlare con voi prima di introdurre questa cosa molto grave che è successa qualche giorno fa. Allora, la compagnia aerea Delta Airlines, molto famosa, sapete, ci sono due compagnie principali, tre in America, American Airlines, Delta Airlines e poi United, che ultimamente sta facendo un po' cacare perché gli aerei perdono pezzi in decollo, durante il volo. Che non è importante per un aereo. Quindi quello magari, quella compagnia, aria. Se si può, aria, esatto. Allora, non vogliono, sai che adesso va molto di moda, che io trovo anche molto interessante, andare in giro senza reggiseno. Sì. Quindi col capezzolo in bella vista, no? E alcune donne... Un po' chiodato. Mia moglie ha un portacuffie, sai che mia moglie ha questi chiodi così. Se non mette il reggiseno è un po' arrapante, nel senso che comunque un maschietto con tanto testosterone, se vede... Loro dicono, abbassa lo sguardo. No, dicono giustamente: non vi facciamo salire sull'aereo se non avete il reggiseno. Però contemporaneamente la Delta Airlines cosa fa? Ha deciso di non assumere più persone a caso. Donne. Vuole solo transgender, travestiti, persone di colore. E se vai sul loro sito proprio, se cerchi lavoro, sì, praticamente se sei bianco, se sei eterosessuale, se sei preparato, che ne sarebbe la cosa più importante, non gliene frega un cazzo. Niente. Loro prediligono solo transgender, omosessuali e persone di colore. Che lo trovo veramente una roba allucinante. Ma perché?
Cioè, io cambierei anche lo slogan in All Lives Matter. Cioè, tutte le vite sono importanti, non solo quelle di colore, anche quelle di colore, anche i transgender. Allora, durante il giorno di Pasqua, Joe Biden proclama il giorno dei transgender. Allora, molti dicono: vabbè, ma che male c'è? A parte che diciamo che ci sono. A parte che non serve un cazzo. Ci sono un miliardo di giorni dedicati alla comunità omosessuale ormai. Ma il giorno dedicato. C'è Frocio D, ad esempio. Ma no, ma non serve a niente. È una catena di supermercati. Non serve a niente. Cioè, non è che tu stai dicendo: oggi è il giorno dei transgender, e quindi da oggi in poi per i transgender ci sarà questa cosa. Vabbè, positiva. Però è un po' come la giornata della memoria, nel senso che poi quando ricorre il giorno lì, la gente, sì, anche controvoglia, però si sente obbligata a parlarne e ad aprire il discorso, capito? Però i cristiani cattolici si sono risentiti. Ma dicono, i cristiani, scusate, cattolici devono baciarmi la punta del cazzo nel 2024. Ma, il cristiano cattolico se ne va lì, si prende la sua ostia, si inginocchia. Ma è Pasqua! Ma Pasqua mi deve leccare il buco del culo! Sei presidente degli Stati Uniti. Sei presidente anche dei laici, dei musulmani e degli induisti. Aspetta un giorno. Vabbè, tutti poi dicevano: ma 31 marzo. Cos'era il 31 marzo? Non lo so, non mi ricordo. 31 marzo. Sì. 31 marzo quest'anno cadeva. A novembre. Ma mica tutti gli anni è Pasqua il 31 marzo. Ma no, che cazzo vuol dire? Infatti, questo non vuol dire niente. Ma non vuol dire nulla. Cioè, era il giorno di Pasqua, un minimo di rispetto per le ma nostre perché? Usanze. Ma perché? Cos'è? Ma quali usanze? Chi? Ma è Pasqua! Ma Pasqua non esiste! Pasqua ma come non esiste! Esiste? La Pasqua non esiste! La Pasqua è un'invenzione delle persone che credono in Gesù. Ma non esiste! Ma non esiste! È come se io festeggio il giorno in cui l'Italia ha vinto i mondiali e tutta l'Italia deve. Ah, no, però lì abbiamo vinto i mondiali, dovete festeggiare con me. Ma chi se ne frega? Io non seguo il calcio, perché ma devo festeggiare quel ma giorno lì? Ma tu che cazzo ne sai se veramente Gesù appunto, è morto quel e allora giorno? Che cazzo vuoi da me? Che cosa c'è di santo? Niente. Ma Gesù è esistito, abbiamo le prove che è esistito Gesù. Ma poteva essere uno che giocava a calcio balilla. Ma chi l'ha detto? Dai, ma era anche un ottimo terzino. Ma chi l'ha detto? Parla la storia. Sono passati 2000 anni. Anni, e ma cosa c'entra? È una tradizione, le tradizioni non si cambiano. Ma perché? Ma chi l'ha detto che le tradizioni non si cambiano? Ma è una mancanza di rispetto. Allora, ma hanno messo la cioccolata. Ma allora, nella era colomba, domenica, che... domenica 31 marzo era Pasqua. Il giorno dei transgender lo fai lunedì. Che cosa ti cambia? La lunedì dell'angelo. Lunedì dell'angelo, quando vabbè, è risorto. Allora fallo martedì, fallo mercoledì, fallo il giorno ma prima, perché? Fallo ma di sabato. Ma perché, scusa, non ci sono culattoni cristiani? No, i culattoni sono tutti laici. Ma è Pasqua, allora tu. Ma scusa, ma ci il giorno dei transgender. Scusa, il giorno dei transgender cosa dovrebbe cambiare per i transgender? È come il giorno della memoria, se ne parla. Ma se ne parla di cosa? Si parla. Fabio, ma come mai oggi sei in modalità padre patriarca anni 70? Cioè, in che senso? Sì, in effetti, sei un po' eccessivino, insomma. Sei un po' retro, cazzo. Ma mi sembra il contrario. Cioè, io dico culatone, ma il concetto è progressista. Voi dite omosessuale, ma il concetto è progressista di cosa? Ma proclamare. Io oggi proclamo il giorno di Paolo Noyes. Che cazzo gli cambia Paolo Noyes oggi? Ma tu cosa ne sai? Tu sei transgender. Ma che cazzo vuol dire? Allora, ma si sono incazzati più loro perché era una mancanza di rispetto. Verso i transgender. Chi? Verso chi? Ma verso una festività che celebriamo da 2000 anni. Ma il 31 marzo non è nessuna festività. Ma allora scusami, ma è il giorno di Pasqua, sei il no, presidente il giorno degli di Stati Pasqua Uniti. È la domenica. Sei un'istituzione, rappresenti un paese e intero. E rappresenti anche i transgender. E allora gli fai un giorno per loro. Ma no, non se ne esce, non se ne esce. Si può fare il giorno di a meno. Comunque volevo dire che la giornata internazionale della visibilità transgender è una ricorrenza annuale che cade sempre il 31 marzo. Va bene. Cioè, non è che l'ha inventata lui. Ma da quando? Ma da quando? Ma da quando te lo dico? Aspetta, dal 2009. Allora, dal 2009 è il Transgender Day of Remembrance. Io credo, come ho detto prima, che tutti debbano essere celebrati, che tutte le vite importano, che tu sia bianco, nero, giallo, verde, blu, non importa, anche se ti piace infilarti le bottiglie nel culo, è giusto che tu abbia la tua giornata, eccetera. Però se tu prendi l'elenco dei giorni, sono 145 i giorni nel calendario, dove si celebra qualcosa per la comunità LGBTQ+. Allora, dal 19 al 25 febbraio c'è la Romantic Spectrum Awareness Week. E lì si limona e basta. Poi dal 21 al 25 marzo LGBTQIA+ Health Awareness Week. Poi c'è marzo 31 Transgender Day. Dal 2014, dal 2009, scusa.
Ok, vabbè, uguale, non cambia un cazzo. Il 6 aprile è l'International Asexuality Day, cioè il giorno di quelli che sono asessuali. Che non gliene frega niente. Poi il 13 aprile è l'International Day of Pink, il giorno contro l'omofobia, quindi il giorno rosa. Sì. Poi c'è il Day of Silence, dedicato sempre agli omosessuali, il 14 aprile. Ce ne sono una marea. Lesbian Visibility Day, aprile 26. Ma te, che fastidio ti dà? Ma niente, e a me allora, zero. Basta, che cosa c'è? Ma il presidente degli Stati Uniti il giorno di Pasqua dovrebbe dire buona Pasqua a tutti e vaffanculo. E dice buona basta. Pasqua e poi facciamo no, anche gli auguri ai transessuali. Non l'ha fatto, non l'ha fatto. Lui ha fatto solo, ha celebrato il giorno dei transgender. E chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Ma chi se ne frega della Pasqua? A chi interessa? Ma a te che sei un uomo di merda. Ma non credi in niente. Ma non credo in Gesù, non è che non credo in niente. Credo di più nei transgender che in Gesù. Ma dai, ma i transgender esistono, sono persone, sono tra noi. Ma anche Gesù è esistito, ne abbiamo le prove. Ma sono passati 2000 anni, allora facciamo cazzo il giorno. Vuol dire? Ma facciamo il giorno di Akbdar Neptodol, che era un sumero che poverino l'hanno tirato sotto mi col piace, carro. Aspetta, vediamo se c'è un giorno. Cosa tipo. Ci regaliamo il giorno di Akbmed? Devo scegliere non la macchina facciamo, perché oggi che giorno è? Il 10? Oggi aspetta, 10. Oggi non c'è niente. Oggi facciamo il giorno di Allora, oggi facciamo il giorno di Hammurabi e festeggiamo quando ha scritto il codice. Allora, aspetta, però a me piace organizzare le cose. Allora, che cosa facciamo in questa giornata? Allora, invitiamo Jake la Furia. No, aspetta, cioè, ci si sempre quello. Allora, io propongo in questa giornata di bruciare su una pira uno. Chi? Però aspetta, come ma lo uno scegliamo? Come? Devi stare attento, perché se tocchi la comunità, se tocchi quella, se tocchi quella, uno invisibile. Ma non esistono gli uomini invisibili. Gli amici della mia mente. Non ce li hai, Paolo. Allora è il giorno in cui ci si scambiano i denti. Va bene. Io do un dente a te, tu mi dai un dente. Il problema è che io ne ho pochi, sai che ultimamente. Ah, te li stacchi già. Mi piace. Si tenono in un cassetto e si donano. Va bene, mi piace. Allora si festeggia la fatina del dentino. Però la scusa, fatina del dentino il 10 aprile. Però deciso, così avvantaggi la comunità tossicodipendente, che i denti li perde così, proprio li butta via. Cioè, non c'è par condicio. Facciamo il giorno che l'amico incula l'amico. Così, vedi che si finisce sempre lì. Un altro giorno così. Perché scusa? Vedi che si sembra là. Facciamo il giorno in cui si tirano fuori i cazzi, il 10 aprile, guarda. Mi sembrava così anche il 7, Marco. Sì, mia moglie mi ha rotto il cazzo. C'era stato il pelo. Mi ha detto che ero troppo peloso. Ma così sei il cane a pelo corto. Cazzo vuoi? Polletto. Ma mi da fare. Valle spluga. Deve grattare. Ti deve grattare? Sì. Dai una boccata? Prova no, adesso. È il giorno. Appena butto il caffè. 10 aprile è il giorno in cui Paolo Noyes fa un boccaciccio a Mazzoli. Va bene, dai. Ti piace? Allora, adesso l'abbiamo istituito, ci vediamo il 10 aprile prossimo. Va bene. Allora, adesso torniamo un attimo seri, perché come abbiamo già spiegato, qualche tempo fa sono stato contattato da una nostra ascoltatrice, figlia di questa signora, poi anche il fratello mi ha contattato, dicendo che praticamente la madre era incappata in un raggiro, in una truffa, da parte di un finto Mazzoli. Questo personaggio credo sia lo stesso che andava su tutte le pagine nostre, creava un finto profilo, poi diceva ai nostri ascoltatori: vuoi vincere 1000 euro? Seguimi su questa pagina. Gli faceva dare la carta di credito, una roba l'altra, e gli inculava soldi. Purtroppo questo è un tipo di truffa che ha preso molto piede. Sono tante le anziane che vengono truffate in questo modo. No, c'è una notizia proprio che ho perso, ovviamente come al solito, che era in apertura, ma l'ho truffe persa. Romantiche si chiamano. Truffe romantiche. Leggila tu perché non la trovo più. C'è tanta gente purtroppo. Sì, ad esempio c'era l'ultimo. Un signore che pensava di chattare con Angelina Jolie e gli ha comprato una macchina, quindi che ne ha bisogno questa persona lei, perché si deve estinguere. No, però il problema qual è? Paola, due pesi due misure, è uguale all'altra. Sì. In apertura avete detto, ma soprattutto la Puccioni, che io non conto un cazzo, perché no, mai no, cascare? Ma sto scherzando, perché mai cascare? Perché è più facile cascare con un Marco Mazzoli, che sono mezzo noto, insomma, sono famosino, no? Se quindi, lo taglio. Quindi è più plausibile che io possa chattare con qualcuno direttamente. È più difficile che Tom Cruise si metta a chattare con la signora Luisa di Campobasso. A me scrive, capito? Sempre. Certo. È simpatico. Anche. Il problema è che purtroppo ne avvengono migliaia e tante volte dalla vergogna non denunciano. Esatto. Questo è un problema molto grosso. Infatti poi l'affrontiamo questa cosa. Secondo me il problema adesso è inverso. Una volta erano i genitori che avevano paura che i figli incappassero in pedofili, che succede. Ma ancora, cioè nel senso. Succede, però oggi c'è il problema inverso, cioè il genitore anziano che viene raggirato da qualche pezzo di merda. Oh, questo ragazzi ha falsificato dei documenti della mia radio di Miami,
falsificati con tutto, intestazione, con i codici delle mie antenne, cioè gli ha dicendo a questa signora che praticamente io avevo una multa da 50.000 euro, avevo bisogno di soldi, ero in difficoltà economiche e che quindi se lei poteva in qualche modo aiutarlo. E quindi si è fatto mandare, adesso lei dice 6.000 euro, ma i figli pensano 20.000. Cioè, di più. Gli ha inculato 20.000 euro, sta povera. Ma raccontiamolo signora. Tutto, Marco. No, vabbè, adesso sentiamo, però. Però no, volevo affrontarlo in diretta perché questa cosa mi dispiace molto. Vabbè, mi ha fatto star male, cazzo. Mi sento, anche se non c'entro niente, mi senti responsabile in qualche modo. Lei mi ha visto all'isola e lì, boh, che cazzo ne sa. È quella la radice di tutti i mali, ha fatto bene Paolo ad andarsene. Bravo Paolo, hai fatto bene a farti venire un ictus, bravo. Sì, sì. Bravo me ne sono proprio andato volentieri. Bravo Paolo. Dallo spottino. Sono contenta che mi hai chiamato perché proprio stamattina avevo un attacco di panico, mamma ne stava combinando un altro. Io non ce la faccio più. Hai detto io mi trasferirei in Puglia, sarebbe la regione che preferirei, andrei a lavorare per Radio Norba. Sì, e mia madre ha pensato che fosse per lei e stamattina era pronta a mandargli altri soldi. La mia madre è impazzita, è una donna forte, non si lascia ingannare da nessuno, ma non so come abbia fatto a cadere in questa trappola. Questa che vi stiamo raccontando è la storia di Maria, una signora di 68 anni come tante, due figli, nipoti, una vita tranquilla e che fino a qualche mese fa mai avrebbe pensato di diventare protagonista di una delle migliaia di truffe online che ogni anno colpiscono e danneggiano normali cittadini. Per avere un'idea, solo lo scorso anno ne sono state denunciate 17.000 alla polizia postale per un controvalore di 140 milioni di euro, di cui 111 milioni relative al trading online. Ma sono molte di più, perché non sempre le persone denunciano. Ma andiamo per gradi. Inizialmente, allora, è cominciato tutto da un commento che mamma ha scritto sulla vostra pagina Facebook. Allora, da quel preciso momento lei ha fatto questo commento e questo truffatore l'ha contattata su Messenger. Mia madre pensava che fossi tu, sicura. E lei era molto felice perché tu a lei già piacevi già dall'Isola dei Famosi. Era contentissima perché si sentiva presa in considerazione. Questo Marco la chiamava amore, la chiamava tesoro. E io gli ho detto, mamma, se tu sei felice, io sono felice per te. Ma se questo uomo comincia a chiederti soldi, da questo momento tu lo devi bloccare, lo devi mandare via. E infatti, esattamente come aveva previsto la figlia, sono cominciate le richieste di denaro. Comprava questa carta Steam. E versava 20 euro. Poi fotografava il codice e il truffatore riscuoteva. Mia madre andava a pagare questi Steam anche 5 al giorno, per anche 100 euro al giorno. Quanto le è stato spillato fino adesso? Lei si vergogna e ha detto 6.000 euro vicino alla... 6.000 euro? Sì, ma sono di più secondo me, Marco. Ma perché queste richieste? A cosa serve il denaro? Come viene giustificato? Allora, le ha mandato una foto su WhatsApp, perché dopo Messenger sono passate a WhatsApp, dove c'era una multa di Marco di 52.000 dollari da pagare. Ha detto che tu eri in rotta con tua moglie, non guardavi più in faccia tuo padre, non guardavi più in faccia tua madre, non avevi contatti con i tuoi fratelli e lei era l'unica che poteva aiutarlo a pagare questa multa di 52.000 dollari perché tu avevi detto parolacce in televisione. Allora lei là c'è cascata. Mia madre è stata raggirata, è stata plagiata, ora non capisce più niente. Voi potete parlare con tutte le persone che volete, l'unica cosa che vi diranno le persone che la conoscono è che è una donna forte, intelligente, dipinge quadri, ma questo stronzo l'ha presa veramente per il culo. Perché questo qua dice, se vuoi che io ti chiamo mi devi comprare un cellulare, perché il mio manager non vuole che io faccia telefonate da questo cellulare.
Maria, distinguere realtà da finzione è diventato praticamente impossibile. Il truffatore ascolta lo zoo e a Maria dice le stesse cose che vengono dette in onda. Il suo profilo su WhatsApp alla foto di Marco è una truffa ben studiata nei particolari. Sì, certo, lui è aggiornatissimo, infatti il bastardo stamattina che ha fatto? Tesoro, non la chiama mai per nome, dice sempre Tesoro perché ci avrà tante vittime sotto, quindi per non sbagliare, ti chiamo Tesoro, non si sbaglia. Tesoro, hai visto quanto ti amo? Ieri sera ho detto in radio che mi trasferirei in Puglia per te e andrei a lavorare a Radio Nova. No, bastardo di merda. Ho visto che non ho fatto, quella stamattina volevo i soldi del cellulare, stavo mandando i soldi del cellulare. Oppure io ho notato, perché quasi quasi poliziotta sono diventata io, che lui estrapolava le fotografie tue dai video tuoi. Infatti le foto erano mosse. Ma mia madre non vedeva, cioè mia madre guardava, ma non vedeva. E mi guardava negli occhi, Emilia io non do soldi, Emilia io non do soldi. Mi guardava negli occhi e quella dava soldi. Mamma me lo promette, sì. Ma chi è stato a capire che qualcosa non andava, che Maria era vittima di un raggiro? E poi è stata mia figlia a scoprire tutto, Marco. Colin, un giorno voleva fare un giochetto di Shane sul telefonino della nonna, sai, per accumulare punti premi, no? E si è vista arrivare questo messaggio in cui lui gli chiedeva altri 500 euro perché non riusciva a pagare il biglietto dell'aereo per arrivare da Miami a Bari. E la bambina che ha scoperto tutto il giovedì santo di Pasqua. Io ho contato almeno 330 scontrini. A questa persona si rivolge Marco con un messaggio audio sul profilo WhatsApp con cui il truffatore chatta con la signora Maria. Allora, caro pezzo di merda, sono il vero Marco Mazzoli. Adesso abbiamo sgamato il tuo giochino sporco dove hai fottuto i soldi a questa povera signora. Sappi solo che io, Marco Mazzoli quello vero, Paolo Nois quello vero e Fabio Alisei e tutto lo zoo, adesso ti veniamo a prendere. Brutto pezzo di merda infame. Sappi che io ti troverò e ti faccio cagare il midollo. Ciao caro. Poi, per fortuna, il chiarimento tra il vero Marco Mazzoli e la signora Maria. Ok, ciao Marco. Maria, allora senti, io sono il Marco Mazzoli vero. Ok, allora Maria, guardi, se io inizio a dire la mia, tante cose si sono collegate tra quello che tu ti lamenti, non so, le multe, il documento che mi è stato mandato. Insomma, è tutto finto. Tante cose che si collegano, dove sono stata veramente fregata. Capito? Perché Maria, io quando vedo il vostro programma, io vi ascolto parola per parola, giusto per capire sui messaggi quello che mi viene detto, scritto, capito? Quella è la cosa che io non riesco a capire, come mai si collegano tante cose, ci sono tante coincidenze. Questa persona è un truffatore, è una persona che capito, mi sta... Ho capito, ora che te mi stai parlando, sì, ho capito, però era molto informato su di te. Capito? Non è che ci vuole molto, mi ascolta in radio, mi segue sui social, è un attimo. Un'altra cosa, ieri sera ad esempio hai detto che ti piace venire in Puglia, giusto? Questa è un'altra cosa che mi ha fatto saltare di testa ieri sera, ho detto allora è lui che mi scrive, è lui, visto che a lui piace venire in Puglia, tante cose che si collegano, capito? Per questo sono stata fregata in pieno. Maria, quanti soldi gli hai dato a questo figlio di Troia? È meglio che non lo dico, dai. No, dimmelo, voglio saperlo. Abbastanza. Tanto non me li darà più indietro. Io glielo dico sempre che questo quasi non ha paura di niente. Anche perché comunque non verrà mai rintracciato, perché questi numeri che loro usano sono come quelli usa e getta, giusto? Ma come è stato possibile tutto ciò? Come ha potuto la signora Maria credere alle richieste di aiuto di un personaggio che sulla carta di aiuto non ne ha bisogno? E ce lo spiega lei, perché alla fine non è così difficile cadere in queste reti ben studiate nei minimi particolari.
posso iniziare a dire da dove è nato tutto. Allora, io di richieste di amicizia me ne vengono a bizzeffe e da lì rifiuto tutte a uno, ok? Allora io dico la verità, Marco Mazzoli già da Viso dei Famosi mi era sempre stato simpatico, ok? Mm-hmm. Quindi da quando io l'ho visto in televisione, poi ha vinto, insomma, là, insomma, mi ha preso di più simpatia, ma non avrei mai pensato che io potevo avere un rapporto di amicizia con lui. Quindi questa è la cosa che mi ha ingannato più che altro, capito? Ho detto cavolo, al momento non so, manco me l'ero immaginato che io potevo avere un'amicizia con lui. Quindi a quel punto, quando uno ha già una forte simpatia con una persona, cosa fa? Ci prova, e io ci ho provato e quindi sono stata fregata in pieno. Perché non ti è venuto in mente che una persona che lavora in radio, in televisione, prima di chiedere i soldi a una persona sconosciuta online non si rivolgesse a parenti, amici? Perché Marco spesso si lamenta, o voi vi lamentate, non lo so, più o meno, insomma, in quelle cose lì l'ho collegato. Quello che noi facciamo in radio... Sì, è tutto falso. È finzione, Maria, noi facciamo uno spettacolo. Infatti, l'ho detto, è tutto finzione. Sì. Cioè, non che noi siamo finti. Molte delle cose che noi raccontiamo sono vere, la maggior parte, quelle che prendiamo dalla nostra vita, ma noi le raccontiamo per fare uno show, per fare uno spettacolo, per intrattenere le persone. Quello che tu senti in onda sono persone vere, ma sono nello stesso tempo anche dei personaggi. Sì. Ho capito. Purtroppo quando mi è stata mandata questa carta di multa, che era anche timbrata da Miami, insomma, con 52.000 euro di multa da pagare, perché ma capito, dove te la... Scusa. Capito, insomma, più o meno un po' in inglese romantico, ci sono cascata come un fico, dai, ormai lo so, ho sbagliato. Mi fai un regalo, Maria, adesso lo blocchi, lo blocchi, non rispondi più a nessun Marco Mazzoli, ok? Perché adesso tua figlia ha il mio contatto diretto, grazie a Dio ti abbiamo bloccato prima che facessi ancora più danni, però da quello che ho capito gli hai dato... Grazie tante, Marco. Blocca tutto, non dare soldi a nessuno, perché io ti non garantisco... stavo dando soldi più a nessuno, era solo perché quel deficiente ha detto che comprandosi il cellulare potevamo fare una videochiamata. Poi inventava la scusa che il suo cellulare non poteva chiamare me. Ma Maria, ci tengo a dirti una cosa. Adesso mi raccomando, non sentirti stupida o sentirti sbagliata. Perché ognuno di noi sono tantissime persone che sono cascate purtroppo in questi tranelli. È veramente difficile a volte capire la realtà dalla finzione. Per quello che esistono i truffatori, se no non esisterebbero. Quindi adesso io spero che tu troverai la tua tranquillità, rimetti l'equilibrio in famiglia. I tuoi figli erano molto preoccupati. Spero che adesso stiano molto meglio. Sì. Purtroppo devi trovare la forza di riderci sopra e non pensare più a quello che è stato il danno economico, che purtroppo sappiamo com'è finita, e quindi credo che tu non riuscirai più a ottenerli indietro quei soldi. Ma cerca di guardare avanti e non andare magari in depressione per questa cosa. No, io anzi sono una persona molto allegra, insomma, cercherò di superare tutto, dai. Ciao. Ok, bacio ciao, veramente. Maria. Ciao ciao, ciao Emilia. Ciao ciao ciao. Ciao ragazze, ciao ciao. Ciao ciao. Mamma mia. Allora, io veramente non ho parole per alcuni commenti. Ah, sì. È giusto, è una locca, c'è cascata. No, io penso invece agli ignoranti altri. Devono pagare. Ma scusate, ma questo discorso vale allora anche per i bambini e per gli animali. Esatto. Cioè, un animale è più debole, un bambino, un anziano. E quindi tu che hai scritto sti messaggi, perché più di uno l'ha scritto. Sì, sì. Cioè, quindi tu approfitteresti di un bambino, di una donna anziana, di un vecchio, di un animale? Sei il classico merda che piglia a calci il gatto o il cane per strada? Le persone molto mature spesso si approcciano ai social network ma con l'impreparazione, cioè la guardano come se fosse una vera realtà, ma non è così. Ma ragazzi, si fidano anche, ci credono. Quindi adesso io immagino l'ansia di persone che immaginano i propri genitori a casa con in mano l'iPhone o il telefonino con Facebook e c'hanno l'ansia. Ma ragazzi, io sono cascato in una roba simile, vi ricordate? No? All'inizio di Facebook, sì. Prima che venissero fuori queste truffe, robe varie, sono cascato in una roba simile, non con soldi, ma una tipa fingeva di essere una modella, una bella figa, mi ha contattato e io mi sono messo a chattare però con lei. Io credo che il problema principale sia che ci sono tante persone sole. Questo quindi per ovviare alla solitudine si proiettano su qualsiasi tipo di impulso che per poco possa alleviare la loro solitudine. Questa persona, anche se ha parlato con un Marco Mazzoli
che era finto, e dentro di lei aveva il dubbio che fosse il sospetto, finto. Certo, però certo. Con questa persona lei passava magari 1, 2, 3 ore al giorno, questa persona le teneva compagnia, e alla fine è stato più facile autoconvincersi che fossi tu veramente, perché ne aveva bisogno per colmare la propria solitudine. Questo è un aspetto che dovremmo tenere presente. E poi io penso anche che ci sia il fatto che i social danno quest'idea che tutto è possibile e tutti siano raggiungibili veramente. Ma lo è, cioè lo è, esatto. In un certo senso lo è, cioè tu puoi scrivere a Tom Cruise. Esatto, a Tom Cruise arrivano centinaia di migliaia di messaggi. Magari qualche volta lui risponde anche a qualcuno. Ma non credo, avrà uno che gli gestisce i social sicuramente. Noi invece che siamo delle persone normali, che fanno un lavoro che ci ha reso noti, siamo raggiungibili, cioè io rispondo sul mio profilo personale, certo. Ma il mio vero. Pagina la gestisce George Clooney, lo ringrazio, grazie George. Thank you George. Via quel merda di sbloccarmi. Let's meet for a coffee, George. Però è sbagliato accanirsi sulle persone dicendo è ignorante, perché allora voi date ragione a Vanna Marchi, cioè Vanna Marchi diceva io godo nell'inculare lo stupido. Ma allora lì sei un merda, e sì. Lì dimostri che l'essere umano è veramente una schifezza, perché se approfitti delle debolezze di una persona, la fragilità di una signora anziana, come dice Fabio da sola, allora vuol dire che faresti la stessa cosa, come ho detto prima. Però la macchina Angelina Jolie no. No, quello no. Però Santina sì. Santina per 10 anni sì. Santina sì. Ma le abbiamo dati i soldi. Fabio e la Puccioni. Mettetevi il cuore in pace. Sì. Ci sono Mazzoli e Noyes a Miami. Avete già capito, vero? Come sì. Diceva mia nonna, parlerete solo quando piscia la gallina. Comunque è vero, Tom Cruise scrive solo personalmente a Flavia Vento, comunque. Esatto. Con questa canzone non avresti voglia di prendere una BMX? No. Andare in un cantiere. Un cantiere a far cosa? A Pechino, a petto nudo. No. Sono quelle immagini che tutti vorrebbero. A Pechino, una BMX a petto nudo. A petto nudo con il cuffia Nino D'Angelo. Bello. Proprio bello. Lui, tra l'altro. Metal version. Certo, sì. Bello. Bello, è quella bello. Immagine proprio di bellezza. Aspetta un secondo, che devo fare due prove. Un attimo, tu fai le prove, dai. Io faccio le prove. Abbiamo l'Orban provando. Che distorce leggermente. Ma non è vero, adesso no. Senti che roba. Senti che perfetto. Ah, prova. Una roba, ho fatto bene. Un lavoro. Ma sì, ma è lui la checchina isterica. Immaginavo, mancava. Perché non è che lui rimane qua con me, fa le prove, mi aiuta a sistemare. No, lui. Cubani. Cubani. Lui se ne va. Vedo la spiaggia da una settimana. Lui c'ha un gruppo di cubani che lo aspettano sotto la radio. La spiaggia qua. E partono tutti insieme. Bam, bam, baram, 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 un camion che scarica la sabbia qua sotto. Mamma mia, una roba, un'antipatia. Poi arriva e si lamenta, capito? Ma io dico allora, Fabio, io e Fabio, sai che siamo gli opposti. Siamo gli opposti, no? Esatto. Io e lui la pensiamo in maniera diversa su ogni cosa. Però. Siete d'accordo solo su di me. Però, a parte questo, però, se lui fosse qui, no? Se lui avesse un appartamento qua a Miami e venisse 4 mesi all'anno. C'è un appartamento a Milano, sei stato un mese e non è uscito una volta. Ma non è vero. Sono uscito una volta alla settimana. Sono uscito io con te tutti i giorni. No, è vero, questo è vero. C'hai un cazzo da fare. Ti sentivi in colpa, eri solo, non c'avevi i cubani che ti seguivano. Perché non c'era la spiaggia. Ah, no, capito. Lui a Milano mi vive come un cubano, capito? Quindi, sì. Perché. Allora lui dice, cazzo. Come uno straniero. Marco mi rappresenta un po' la comunità cubana, allora lo frequento a Milano. Esatto. Quando è qui a scorpacciate di cubani, allora è lì, basta. Se la. Lo so, sono irresistibili. Che ore sono, scusate? Le 15:44. Ma perché il deficiente ha caricato una scenetta a cazzo di cane senza chiedere? Sai che io ti giuro adesso. No, ti vengo. No, avevo scritto in chat. Ma cosa scrivi? Ma secondo te io leggo i tuoi messaggi? Ma ti odio. Eri a fare le ma va, sei un truffatore, palese. Non è il vero Summa che mi scrive. A proposito di chat, se siete iscritti al Telegram e l'isola dello zoo, dovete oscurare il numero di telefono presente nel vostro profilo. Ah, bravo. Perché su Telegram, quando ti iscrivi a Telegram, non te lo chiede purtroppo, ma compare subito in automatico il tuo numero di telefono. Quindi tu non lo sai, ma la gente vede il tuo numero privato. Se siete iscritti a Telegram, anche non solo dell'isola dello zoo, oscurate il vostro numero di telefono che ragazzi, noi però abbiamo già copiato su una Excel. Mi ha fatto una mailing list in una delle mie 46 società e adesso vi arriva a casa la farina di grilli che non avete chiesto. Però sai che stavo riflettendo su una cosa, perché spesso e volentieri quando facciamo le infamerie
anche tu ti sarà capitato di dire: cazzo, ho sbagliato mestiere, devo fare il truffatore. Perché? Perché spesso e volentieri ci rendiamo conto che raggirare le persone sì. siamo abbastanza bravi. Vabbè, basta saper recitare. Noi comunque facciamo recitazione tutti i giorni. Cioè, io in realtà sono biondo con gli occhi azzurri, la gente mi vede moro, nano, col busto lungo, gambe, le gambe corte. Ma quella è recitazione. Mi fa carrabbare. Io poi, quando finisco la diretta, divento sei biondo mamma, con gli occhi sei azzurri. Mamma. Sì, sono i mamma, ma proprio. Uff. Io faccio quello di destra, Fabio fa quello di sinistra. In realtà siamo tutti dei culattoni. Proprio. Io il 31 marzo ero lì vestito da drag queen su un carro. Mamma mia, sto aspettando le cicale. Io dormirò da stasera in poi con le finestre aperte, senza mutande, aspettando le cicale arrapate. Gay. Sa se fanno anche l'interracial con le coccinelle. Comunque, buffone in regia, mettimi gli audiolibri a questo punto. Cioè, cambia. Aspetta, che li carico. Ma sì, ricarico. Aspetta, una bella fiaba proprio per crescere meglio i bambini. Bravo. Perché i bambini hanno bisogno di educazione. Bisogna partire dalle fiabe, certo. le morali, raccontargli delle storie che alla fine gli fanno partire il cervellino, capisci? Mica Stranger Things che poi fanno gli Mica Esopo. È una bellissima storia di una principessa. Sì. Cari bambini, mettetevi tutti intorno al fuoco. Dove? anche dentro. Spegnete il nonno, spegnete il macchinario. Nel fuoco. Esatto, spegnete il nonno. E ascoltate questa bellissima fiaba di una bella principessa che vi racconta una morale che vi servirà quando sarete grandi. Prego, Sumai, vai. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola. Il re coi coglioni in gola. Ma non è questa! Stoppa! Insomma, ti metto le mani addosso. Ma perché? È bello che in cuffia mi dice: oh, non ho messo quella che hai fatto ieri. Una vecchia. Ma perché? Ma non prendere iniziative. Tu sei un sottoposto. Sei in prova. È un attimo che qua con un SMS della Puccioni, della Chicca, tu sei a casa. Quindi non rischiare la vita. Metti le robe che ti vengono con chieste. Un SMS della Chicca può succedere quello o che vieni ospite nello zoo. Quindi. Esatto. Due le cose che possono succedere quando ti arriva quell'SMS. La fai? Quella che hai mandato ieri la manderemo un altro giorno, perché poi ti spiego. Ha deciso così. Non l'ha caricata. Questa perché? Non è stata caricata. Sai che da quando hai la barba sei proprio da pestare. Non l'hai caricata. Non l'hai caricata. Non l'ho ancora caricata. Questa mattina c'è stato un problema al computer di là. Ma non me ne frega un cazzo. La carichi adesso. Non l'ho ascoltata. Non ci sono parolacce. Non c'è una parolaccia. Vai sereno. Sono famoso come blocco. Allora, facciamo così. L'ultima volta che ho detto questa cosa ho pagato 125.000 euro di multa. Di cui 52 l'ha pagati la signora di prima. Esatto. Stiamo parlando di tanti anni fa in cui dissi: mi assumo piena responsabilità di quello che sto per dire. L'ho presa nel culo. Ce l'hai? Sì, vado, sì, lo faccio. Vai, non ho problemi. Vado. Ah, no, aspetta, c'è quel po'. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola. C'è la principessa che faceva venire il cazzo duro anche agli animali. Gli audiolibri. Bene. Questa è la fiaba della principessa che faceva venire il cazzo duro anche agli animali. Bene. C'era una volta un re che aveva una figlia bella, ma talmente bella che faceva venire il cazzo duro anche agli animali. Stiamo qui parlando di qualsiasi tipo di animale: cani, gatti, cavalli, scimmie, pipistrelli, talpe, castori o delfini. Se un animale aveva il cazzo, o anche solo un accenno di cazzo, si poteva star certi che la visione della principessa glielo avrebbe fatto venire duro in un battibaleno. Mi ha capito. Con le femmine, poi, non andava affatto meglio, e la principessa non poteva mettere il naso fuori dalla finestra che subito si ritrovava spalmata in faccia la bagiana di un'aquila o di un fagiano. Tra il popolo si sussurrava addirittura che, di notte, l'edera del castello crescesse a dismisura, fino a minacciarle il buco del culo. Vabbè, e per questo motivo, la principessa era molto infelice. Oh, metapina, diceva scacciando le api che tentavano di traslocare l'alveare nella sua vagina. Tutto quello che desidero è vivere un giorno, un solo giorno, come una ragazza normale.
Una ragazza che può andare nel bosco o dare il pappone ai maiali senza venire montata di soppiatto da un procione o da una quercia in calore. Un giorno, passò sotto la sua finestra un potente mago, che udite le sue lamentele decise di esaudire il desiderio. Ma dove sono sti ai 24 maghi, ore, le disse masturbandosi prima di lanciare l'incantesimo, da ora e per un giorno intero, nessun essere vivente ti troverà sessualmente appetibile. Oh. Che biello! Che biello. Biello, finalmente posso visitare il bosco. Che biello, disse la principessa correndo tutta contenta verso il bosco. La ritrovarono il giorno seguente, orrendamente sbranata dai lupi e altri animali feroci. Certo. La morale di questa fiaba è che, in natura, è meglio risvegliare l'appetito sessuale che l'appetito normale. Fine. Molto bello. Che biello. Era biella in effetti. Hai visto? Eh? Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini. E poi dicono che non siamo culturalmente preparati, che noi non facciamo del bene alla gente, che siamo diseducativi. Ma dove? Ma quando? L'avevano ascoltata anche le cicale, mi sa. Bellissima, bellissima. Non c'era una parolaccia, hai visto? A parte buchi del culo. Vabbè, ma buchi del culo non è una parolaccia. È un'abbreviazione. Summa, sei miscredente, verrai punito per questo. Sei un escremento. Avevi ragione, non c'era niente, era pulita. Adesso vai a lavarti con la barba che non ti si può vedere. Sta cominciando a colare anche, è orribile. Ma ti sei tinto la barba veramente di nero? Sì, ha fatto la black face. No, barba vera. Che barba vera, che sei un pirata. Mamma mia. Comunque, allora, posso dirvi una roba? Posso? Beh, devi. Paolo mi ha imitato. Siccome io mi tingo ogni tanto la punta della barba, sì, perché diventa bianca e ti fa vecchio. L'altra sera sono andato a mangiare a casa sua e mi fissava la barba con invidia. Sai quando proprio c'è l'occhietto? E ho fatto la cazzata. No, stai da Dio. E infatti si vede. No, sta bene. Ho fatto la cazzata. No. Sembri un bambino di 6 anni. No, ma sembra borghese, sembra, guarda. Preferivo prima. Sembra quasi papi in realtà. No, ma tanto va via in fretta, Peter. Ma no, ma basta lavarla, ma è bella. Ma che cazzo dici? Una roba imbarazzante. È bruttissima. C'hai le fiamme dei carabinieri in testa e ti lamenti di un pezzettino di. Ma perché sono divise in due? La parte sopra va bene, la parte sotto no. Ma chi l'ha deciso? Io. Il mio regno di barba. Allora è giusto. Quando decidi tu è giusto. È barba Papaolo lui. Lo sappiamo. È giusto. Quando è giusto. Ci risentiamo domani dalle due. Tu non ci sei, spero. Domani non c'ha. No, domani Pippo torna. Meno male. Ci porta da vedere il tubo, tra l'altro. Quindi non che vedo bello. L'ora. E i filmati li mandiamo sul canale 66 in prima serata su canale 5. Sappi che comunque io ho un taccuino, un bel taccuino, proprio quelli. Un taccuone da quanto è grande. Rilegati. Ho segnato tutti i punti, quindi io ti spezzerò quelle braccina esili che hai. Non vedo l'ora. Grazie. Ciao. Ciao, barba finta. Ciao, a domani.